Adesso devo sfogarmi un po', perché devo confessarvi che in questi ultimi mesi sono diventato davvero intollerante alle sempre più numerose lamentele su tutto, sui soldi, sulla mancanza di libertà, sui complotti, sul governo, su qualsiasi cosa, sempre a dare la colpa a qualcosa o a qualcuno e mai nessuno, dico mai nessuno, che si faccia un piccolo esame di coscienza. Vedete, amici belli, si capirà fra un po' di tempo, non molto, in vero, che la coscienza dell'umanità influenza e determina la salute del pianeta sulla quale è ospitata. E allora forse si capirà che il comportamento di ognuno è fondamentale. Non ci sono colpe esterne. Ci sono solo comportamenti sbagliati che vanno corretti e sistemati. Se il pianeta si ferma e ci invita a riflettere, facciamolo, per Dio. È questo il momento per sistemare le cose e nessuno lo può fare per noi. E allora alle domande: chi ha innescato questo virus economico? Da che cosa è causata questa quarantena energetica planetaria? La risposta è: da te, da me, da ogni volta che avete offeso gente che annega cercando di trovare una soluzione alla propria libertà, ogni volta che avete comprato qualcosa di inutile, ogni volta che siete andati allo stadio per unirvi ad un branco e poi urlare scimmie a giocatori dalla pelle scura. Ogni volta che avete ignorato, giudicato ed irriso il barbone che vi chiede qualche moneta. Ogni volta che siete tornati a casa e avete ignorato le domande dei vostri bambini, presi come sempre dai vostri pensieri sui schei del cazzo. E ogni volta che avete trattato con disprezzo i camerieri che vi servivano a tavola. Ogni volta che trattate donne come oggetti per un piacere vuoto di tenerezza. Ogni volta che dite «l'è mio, son sul mio, o c'ero prima io». Ogni volta che quando guidate vi trasformate nell'insultatore folle. Ogni volta che avete visto un poeta recitare versi e gli avete riso in faccia. Ogni volta che avete invocato la santa ira di Dio su qualcosa o su qualcuno, come se l'ira potesse essere santa. Ogni volta che vi chiedo perdono per lo sfogo poco quantico, però le lamentele proprio mi innervosiscono e mi infastidiscono. Gandhi diceva che dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo. Tutto il resto sono puttanate. Cristo santo, ce la vogliamo prendere un po' di sana, onesta, personale responsabilità? Parafrasando Fabrizio De André nella canzone del Maggio, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Porca di quella puttana troia. E vacca.